Roberto Genta, ennesima vittoria, anzi la terza veramente con goleada. La partita praticamente era finita all'andata, mi ricordo, al 94esimo col rigore di Stefania Rigatti ed è ricominciata al sesto minuto qua con il rigore della Stefania Rigatti. Cosa dire di questa partita? Ma è stata una partita sicuramente all'altezza, il risultato di domenica scorsa, quello col Barcon, un risultato che è già stato parecchio stretto, secondo me ha fatto in modo che oggi ci fosse la goleada. Le ragazze erano consapevoli di averla da parte loro una grande forza e l'hanno dimostrato oggi in campo. Io non sono stato molto contento nel primo tempo perché, pur avendo fatto un numero di gol eccezionali, 5 gol al Vicenza, una formazione di terza quarta in classifica, non abbiamo giocato un grande calcio, però tutto sommato, insomma, con un 7-0 penso che non posso dire assolutamente nulla, perché sarebbe veramente pessima come intervista. Ecco, cosa cambia quell'1-1 del Vicenza di allora, del 5 di ottobre all'inizio del campionato, rispetto all'1-1 di oggi, cioè rispetto al 7-0 di oggi? Qual è cambiato il Vicenza o siete cambiati voi? Ma io mi ricordo perfettamente, quel risultato era nato dopo una serie di vittorie molto ampia, quindi la settimana prima di quel pareggio noi avevamo vinto proprio col Vicenza in Coppa Italia 3-0 senza aver nessun tipo di problema, quindi probabilmente eravamo scesi in campo con la consapevolezza di aver già la partita vinta. Oggi invece sapevamo che questo risultato era fondamentale, importantissimo per la nostra classifica, e il ragazzo ha messo tutta la forza, tutta la determinazione che serviva per arrivare a avere i 3 punti senza nessun tipo di problema. Grazie Roberto.